Il Weekly Fix è offerto da Ciao a tutti amici di GN, benvenuti al Weekly Fix. Io sono Pannina, sarò con voi tutte le settimane per portarvi le ultime novità dal mondo dei videogiochi. Ecco di cosa parleremo in questo primo episodio del Weekly Fix. PlayStation 4 raggiunge 6 milioni di unità vendute in tutto il mondo. L'aggiornamento di Xbox One, finalmente disponibile, ci prepara all'arrivo di Titanfall. GTA 5 arriverà su PlayStation 4? Circolano alcune voci. Batman Arkham Knight è il nuovo gioco di Rocksteady. Inoltre, questa settimana abbiamo recensito Plants vs. Zombies Garden Warfare, Resident Evil 4 HD Ultimate Edition per PC, South Park Il Bastone della Verità, Dead Nation Apocalypse Edition per PlayStation 4 e il secondo episodio della seconda stagione di The Walking Dead. Scopriamo come sono andati! Cominciamo quindi da PlayStation 4, che ha venduto 6 milioni di unità in tutto il mondo dopo il lancio in Giappone avvenuto il 22 febbraio. Ma vediamo cosa ne pensa Walone, che ci ha raggiunto. Caraibi, beh, si tratta sicuramente di un risultato abbastanza notevole, soprattutto se lo confrontiamo per esempio con quello di PS3 al lancio di PS3 all'inizio della sua carriera. PS3 aveva raggiunto i 6 milioni di unità, li aveva sfiorati, anzi in 10 mesi PS4 l'ha fatto in meno della metà del tempo, quindi un risultato che dimostra anche lo stato di salute del gaming tradizionale, no? Quello da divano e controller in mano. E Xbox One? Beh, Xbox One era andata altrettanto bene al lancio, con 3 milioni di unità vendute nelle prime settimane di disponibilità nei negozi. Poi non ci sono stati più comunicati ufficiali da parte di Microsoft da questo punto di vista, a differenza di quello che è successo con Sony, quindi non sappiamo come sta andando la situazione attualmente. Sappiamo però che Microsoft è al lavoro per cercare di migliorare il sistema operativo della console, che ha avuto un inizio un po' zoppicante. Infatti è disponibile in questi giorni un nuovo aggiornamento di sistema per Xbox One. La party chat ora funziona in modo più logico e permette di chattare a prescindere dal gioco che si sta giocando, e l'audio parte in automatico. La lista amici è più visibile e fa il suo esordio anche l'elenco dei giocatori incontrati di recente. Queste ed altre modifiche nell'aggiornamento distribuito in questi giorni da Microsoft. Era un aggiornamento che aspettavi, Walo, vero? Beh, lo aspettavo, guarda, più o meno dal 2005. Scherzo, ovviamente, ma in realtà neanche tanto, perché è vero che la maggior parte degli aggiustamenti fatti da Microsoft con questo e il precedente aggiornamento per Xbox One, si tratta comunque di cose che conoscevamo già, e le conoscevamo già e le volevamo già da Xbox One per un motivo molto semplice. Erano tutte cose che facevamo già su Xbox 360. Esattamente, alla fine se ne è accorta anche Microsoft. Beh, che dire, meglio tardi che mai. Ecco, meglio tardi che mai. È esattamente quello che pensano tutti quelli che vorrebbero GTA 5 su PC e su console di nuova generazione. Il capolavoro di Rockstar è finora uscito solo su PlayStation 3 e Xbox 360 e non c'è niente di ufficiale circa versioni del gioco per altre piattaforme. Le voci di corridoio però ci sono, e come, e l'ultima arriva da Worten, catena di negozi portoghese, che ha messo in prevendita sul suo sito la versione PlayStation 4 di GTA 5. Tu l'hai già prenotato, Walo, vero? Ma guarda, no, aspetto l'annuncio ufficiale di Rockstar, anche che credo arriverà, prima o poi arriverà questo annuncio ufficiale di Rockstar, però devo dire che le voci di corridoio mi divertono molto, in generale, sempre, in particolare in questo caso, per GTA 5, io percepisco proprio la voglia dei giocatori, soprattutto quelli che lo vogliono su PC, proprio lo stanno desiderando, fra un po' si materializzerà la versione PC di GTA 5 per il desiderio della gente che lo vuole. Per quanto riguarda PS4 e Xbox One, beh, devo dire che non mi dispiacerebbe proprio vedere il prima possibile una versione new gen di GTA 5. Sai cosa sarà sicuramente new gen? Dimmi tutto! Batman Arkham Knight. È il nuovo gioco della serie Arkham con protagonista il mitico Cavaliere Oscuro. Seguirà le vicende di Arkham Asylum e Arkham City e vedrà il ritorno alla regia di Rocksteady, il team di sviluppo che ha creato la serie. Batman Arkham Knight è previsto per ottobre per PC, PlayStation 4 e Xbox One.
Cioè, quindi proprio le piattaforme su cui le persone vorrebbero GTA 5. Esatto, hai visto? Beh, comunque anche questa di Batman, devo dire, è proprio una notizia fantastica, eh. Potrebbe essere, tra l'altro, il primo gioco multipiattaforma ad essere sviluppato con in mente direttamente le console di nuova generazione. Finora tutti i titoli usciti multipiattaforma, quindi a parte le esclusive PlayStation 4 e le esclusive Xbox One, sono stati fondamentalmente cross-gen, ovvero pensati con motori grafici perché potessero girare tranquillamente anche su PlayStation 3 e Xbox 360. Naturalmente in questo modo è più difficile sfruttare l'hardware delle nuove console, cosa che tutti ci auguriamo potrà fare quindi Batman Arkham Knight. E poi diciamocelo, è Batman. Beh certo, è Batman, un personaggio fighissimo, poi sviluppato da Rocksteady, che alla fine questa serie Arkham l'ha fondamentalmente creata, e quindi anche questa è una cosa che farà molto piacere agli sviluppatori. Insomma, ci aspettiamo un po' tutti grandi cose da Arkham Knight. IGN gli assegnerà un gran voto, vero? Ma guarda, presto per dirlo, lo faremo, non si sa neanche, no, il gioco esce, arriva verso ottobre, giusto, però insomma c'è tempo, ci sarà la recensione, ma ci sono voti un po' più recenti, no, che abbiamo assegnato. Esatto, ed ecco cosa abbiamo recensito questa settimana. Cominciamo con Plants vs Zombies Garden Warfare, voto 8.3. È un ottimo sparatutto multiplayer in terza persona, molto frenetico e divertente, che è piaciuto moltissimo al nostro MDK7 che l'ha provato su Xbox One. Resident Evil 4 HD Ultimate Edition, voto 8. Questa è l'ennesima riedizione di un grandissimo capolavoro uscito ormai quasi 10 anni fa per GameCube, poi arrivato su praticamente tutte le piattaforme esistenti. È l'esordio della versione in HD per PC che avevamo già visto su PS3 e 360, ma questa probabilmente è la versione migliore dal punto di vista tecnico. South Park, il bastone della verità, voto 9.5. Sì, è quello che il nostro Fotone ha definito il gioco di South Park, un prodotto doppiamente interessante perché da un lato offre un ottimo fanservice a chi ama questa irriverente serie TV e dall'altra è comunque sviluppato da Obsidian, che sono dei guru nel campo dei giochi di ruolo, e infatti ha realizzato Obsidian un GDR di tutto rispetto. Dead Nation Apocalypse Edition, voto 7.8. Questa è la versione PS4 di un gioco che abbiamo già avuto modo di apprezzare negli anni scorsi su PS3. Si tratta di un dual stick shooter molto frenetico, con visuale dall'alto, strapieno di zombie, che per la prima volta possiamo apprezzare in 1080p, anche se non a 60 frame al secondo. The Walking Dead Season 2 Part 2 A House Divided, voto 9.3. Beh, Telltale, c'è da dirlo, ha fatto proprio una genialata con la serie The Walking Dead, realizzando un'avventura grafica moderna e bellissima da vivere per tutti, sia i videogiocatori accaniti, sia chi si avvicina per la prima volta al mondo dei videogiochi. E questa seconda stagione, arrivata al secondo episodio, sembra seguire la scia di qualità lasciata dalla prima, a giudicare dalla recensione di Giopè. Bene, e con questo è tutto. Ci rivediamo fra 7 giorni, sempre su IGN Italia, per il prossimo episodio del Weekly Fix.